Allora, questo vabbè, l'abbiamo già detto, qui all'inizio del 700 e l'800 dimostrò che qualunque funzione periodica con periodo t è esprimibile come una serie infinita di funzioni sinusoidali o cosinusoidali di periodo sotto multiplo del periodo fondamentale. La cosa che vi volevo far vedere, molto semplice, è, diciamo, per esempio lo sviluppo di un'onda quadra, che è una delle distribuzioni periodiche più difficili da rendere. Vedete, questa è una funzione periodica, dobbiamo rappresentare soltanto un periodo. Se andiamo a calcolarne i coefficienti di Fourier, diciamo sostanzialmente, perché non va? Eccola qua. Allora, qua sono riportate le diverse armoniche. Quindi questa è esprimibile come somma di una funzione, vedete in questo caso un seno proprio, uno sviluppo di soli seni, una funzione seno che ha lo stesso periodo e quindi la stessa frequenza cioè dell'onda che sto rappresentando, d'accordo? Poi abbiamo, vedete questa in fucsia, questa a che pulsazione va? Che frequenza va? Va a 3 volte la frequenza dell'onda che sto rappresentando. Poi abbiamo una a 5 volte, questa avrebbe 1, 2, 3, 4, 5. Poi c'ho la settima. Vedete come diminuisce l'ampiezza delle armoniche man mano che vado avanti? No? Cioè, e questa è una condizione necessaria per consentire alla serie di Fourier di convergere di una convergere proprio a quella valore. Se andiamo a fare, vabbè, qua sono le diverse armoniche rappresentate, ecco qua, questo è il confronto tra l'onda di partenza e la sua armonica fondamentale. L'ampiezza qui si può dimostrare, come vedete, la stata è 4 su pi greco volte l'ampiezza, quindi se questo è 1, questo è 4 pi su pi greco, l'ampiezza dell'armonica fondamentale. Se invece considero la prima e la terza armonica, vedete, l'approssimazione comincia a essere un po' migliore, d'accordo? Ma guardate che in questi molti casi questa, diciamo, approssimazione già è sufficiente. Se metto invece anche la quinta armonica, miglioro ancora, anzi qui siamo arrivati fino alla settima, e qui da 1 a 29 vedete che di fatto decisamente ci sto vicino. C'è soltanto un problema, questo è noto come fenomeno di Newton, su corrispondenza dei punti di discontinuità di una specie qui, di questa discontinuità. Si dimostra che qui la convergenza della serie di Fourier sbaglia, e si sa anche quando sufficientemente elevata, quindi è dimostrata anche la convergenza, se volete, in maniera. Ok, facciamo così. Quindi qui abbiamo questo quarto statorico preparato per la deposizione degli avvolgimenti all'interno. Quindi vedete questi foglietti, questi sono dei foglietti di mica, tagliati in maniera sottile, sembra quasi carta, che vengono poggiati sul fondo, vengono infilati dentro, perché poi sopra si poggiano gli avvolgimenti. Ok? Se andiamo a contarci le spire, cioè le calce, possiamo contare, partiamo da qua, questi avvolgimenti qui, 1, 2, 3, dovrebbe essere 36, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 36 cave, ok? La macchina adesso verrà avvolta, quindi Q con S è uguale a 36. Le fasi sono sempre queste, quindi sono 12 fasi per 12 cave per fase. Dobbiamo sapere per costruire l'avvolgimento, ok? Per costruire l'avvolgimento dobbiamo sapere. Posso lavorare anche qui però, a questo punto. Dobbiamo sapere quanti poli vogliamo realizzare. Bene, questa macchina è una macchina che sarà avvolta a 4 poli, quindi il numero di coppi polari P
è uguale a 2. Questo significa che il numero di cave per polo e per fase, che è uguale, vi ricordo, a Q con S diviso 2P M con S, quindi sarà uguale a 36 diviso 4 per 3, 12, sarà uguale a 36 diviso 12, 3, 2 per 2, 4 per 3, 12, 36, sono 3 cave per polo e per fase. E allora vediamo che cosa, come va avanti. Ovviamente io quando vi ho dato la spiegazione ho detto dell'avvolgimento, per farvi capire didatticamente, ho detto si entra in una cava, si percorre tutta, si esce nella cava, quindi in questo caso ci possiamo calcolare anche il passo di cava, ormai siamo, abbiamo imparato, no? Perché quindi se fosse una sola coppia polare a 36 gradi corrispondono a 36 cave corrispondono a 360 gradi. Quindi ci sono 10 gradi tra una cava e l'altra, meccanici, e questi ci sono sempre. E quindi il passo dell'avvolgimento, che deve essere il più possibile diametrale, diciamo di 180 gradi, però elettrici, sarebbe di 18 cavi. Di 18 cavi sono 180. Quindi se l'avvolgimento entra nella cava, per esempio in questa, il ritorno lo troverò alla cava 19, 18 cavi. Ci siete? Se però l'avvolgimento è a due coppie polari, allora in questo caso l'evoluzione completa elettrica avverrà in 18 cave, cioè 18 cave corrispondono a 360 gradi elettrici. E ricordate che i gradi elettrici sono più volte i gradi meccanici. Quindi c'è un avvolgimento che entra in 1, uscirà, a questo punto la metà di questo è 9, esce in 10, quindi il passo dell'avvolgimento è 9 cave. Allora, vediamo se è confermato questo da quello che vediamo. Vi confesso che allora, l'operazione, come vedrete, è molto manuale ed è sempre così, cioè gli avvolgimenti delle macchine, c'è un minimo di automazione che si può realizzare con delle avvolgitrici, ma di fatto c'è una fase di preparazione manuale che rende l'operazione è abbastanza costosa. Ecco perché poi sul rotore, come vedremo, si adotta una soluzione. Si può adottare questa soluzione che stiamo vedendo adesso, ma poi ce n'è un'altra molto più veloce. Vi faccio notare, guardate, che il signore che sta preparando gli avvolgimenti ha già le matasse prefigurate. Se le già preparate, cioè non è che entra e esce dentro le cave. Le prepara, cioè quanti deve mettere? 7 fili, 8 fili, poi credo che siano più fili per la terra, adesso lo vediamo. Però prepara una matassa di 7 fili, già larga quanto la deve mettere, in questo caso 9 cave, la prepara, prepara la matassa successiva, perché qui in questo caso ho 3 cave per polo e per fase, quindi avrò 3 matasse. Vi ricordate lo schema che abbiamo fatto ieri, era 4? Quindi lui già tiene preparate 3 matasse di ogni fase, già collegate in serie, quindi deve soltanto andare a piazzare. Ecco qua, vedete le 3 matasse? Sono già collegate fra di loro in... Forse se torniamo un po' indietro si vede. Ma l'avete vista, no? Sono già collegate fra di loro in serie. Cioè, si fa un filo, si fa tutto in giro, poi esce e va a formare l'altra matassa. Forma la matassa, poi esce e va a formare l'altra matassa. Per cui diciamo, questo avvolgitore, questo signore, questo operaio, ha di fatto un'estremità di ingresso e un'estremità di uscita, all'avviso che dobbiamo fare dell'avvolgimento, alla fine dell'ultima matassa. Ecco, vedete, la sta piazzando. Vediamo se riusciamo a capire. La poggia dentro gli avvolgimenti e poi poggia l'avvolgimento. Vediamo dove si va a mettere. C'ha le mani davanti. Ok, fermiamoci qua. Vediamo se riusciamo a capire qual è il passo di cava. Qualcosa vediamo, allora parto da qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quello che abbiamo detto, tutto sommato si trova. Io ho preso il primo filmato che ho trovato, vedete che mi sembrava più didattico. Quindi sta piazzando la prima matassa, vedete il filo di presto non si vede ancora, ce l'ha da quest'altra parte, il filo che collega l'altra matassa. Questa è una matassa realizzata con più fili paralleli, in particolare con 3 fili paralleli, cioè anziché avere un unico conduttore, sono 3 in parallelo che realizzano
realizzano la Hamas, quindi usciranno tre figli che vanno poi alla Ramadas e poi alla Ramadas ancora. Adesso vedremo che realizza l'estremità libera. Io penso che così si capisca, cioè dopo la spiegazione che abbiamo fatto ieri. Ecco qua, vedete come lo piazza dentro, lo fa entrare chiaramente il rame, questo è il rame smaltato, quindi isolato, perché sennò i fili tra di loro andrebbero in corto. Smaltato, mentre l'isolamento rispetto al ferro. Ecco, vedete l'estremità della porcia e se la prepara qua. Quell'estremità che ho messo libera alla fine dell'inizio, alla fine della congiura. Poi mette l'altra che è già collegata in serie. La poggia ovviamente nella cava successiva, vi ricordate lo schema che abbiamo fatto ieri? Vedete, c'è ancora un filo qua che esce, che va là, quest'altra matassa, già preformate, già realizzate. Qualche volta le matasse si fanno addirittura con delle barre rigide, tirando, nel campo delle altre matasse, già preformate. Quindi non c'è neanche bisogno di andare a fare questa operazione di formatura all'interno delle cave, si cavano direttamente all'interno perché sono già strutturate. Ecco qua, vedete il filo di uscita, filo di ingresso, filo di uscita. Eh? Abbiamo realizzato il primo polo. Questa è soltanto la prima coppia polare, anzi no. Poi l'avete dentro. La connessione frontale qual è? È questa. Vedete le connessioni frontali? Noi trascuriamo gli effetti di bordo, cioè quello che succede al campo magnetico per effetto di queste connessioni frontali, ma supponiamo che il campo sia sempre esclusivamente radiale, quindi riteniamo che abbia la stessa configurazione in tutti i piani di macchina perpendicolari all'asse di rotazione. Poi isolare, se non sbaglio adesso dovremmo isolare un po' le connessioni frontali, un po' di cartogeno attorno, perché ovviamente tra i rami, il rame è smaltato, però per evitare che la differenza di potenziale che si stabilisce tra rame e ferro determini una scarica risolutiva all'interno dello smalto, viene aggiunto un po' di isolante. Non so, questo cosa ho fatto qui? Ha girato semplicemente. Sta mettendo sulle altre connessioni frontali, sta inserendo, sta interponendo tra la connessione frontale e il nucleo. Interponendo questo adesso deve fare l'altra coppia polare. L'altra coppia polare si sposta sulle 18 cave successive. Ripete l'operazione. Questi si legge infilati in un questi inserti di isolante. Il tutto alla fine viene poi calato in un autoclave. È impregnato di resina in maniera tale che gli avvolgimenti vengono anche bloccati, cioè l'isolamento viene rafforzato, viene impregnato, viene lasciato in autoclave in maniera tale che la resina si diffonda all'interno di tutte le parti. Questa è una sostanza assorbente e poi si indurisce e forma un blocco unico che serve anche di avvolgimento. Qui vedete una considerazione, cioè prima girate diverse resine in tutte le parti del mondo. Vi assicuro che questa operazione è un'operazione che richiede grande pazienza e precisione. Io l'ho vista fare la prima volta che la vedo fare a maschietto, viene fatta sempre dalle donne, perché vedete sono più precise, più brave, che qua non si è mai sbagliate. Vabbè, le matasse sono preformate e quindi in questa operazione loro hanno un dispositivo che una volta fissato il passo dell'avvolgimento è un avvolgitore sostanzialmente automatico, gli consente di realizzare la matassa già delle dimensioni che poi dopo si trova nel momento in cui la va a calare all'interno delle cave. Però è evidente che se poi vado a sbagliare questi collegamenti, che dopo li dovrò collegare in serie, alla fine della giostra avrà quattro di questi, entrate e uscite della prima coppia polare, entrate e uscite della seconda coppia polare. Serrarlo, perché naturalmente poi ci va lo spunto di chiusura. Sono andato un po' avanti. Questo ve lo lascio su Google Class, se vi interessa, insomma.
eccoli qua, li vedete i quattro? Le quattro estremità? Continua a mettere poi cala gli altri, vabbè, insomma, insomma alla fine ci sono tutte queste estremità che vanno collegate opportunamente, perché poi sulla morsettiera del motore io normalmente alla fine vedo tre avvolgimenti statori. Oh, qua dentro come sono collegate le camere, come passano, non mi interessa, però vedo un ingresso e un'uscita di tre avvolgimenti statorici. In generale sulla morsettiera del motore, nel caso più generale, io trovo tutti e sei questi punti, quindi i collegamenti interni, adesso bisogna fare l'operatore che sta realizzando l'avvolgimento, tra tutti e sei questi punti, per cui per esempio se metto questi punti in cortocircuito e li metto da qui, ho realizzato un collegamento a stesa. Scusate, pensate che l'ho spento. Enrico, sono a lezione. Posso richiamarti appena finisco, alle 11. Va bene, ciao, ciao, grazie. Ciao. Allora, in questo caso sono collegati a sé, cioè voi sulla morsettiera del motore, poi la vedremo, avete 6 morsetti. Scatolotto che è sopra la parola non si vede, che sono le 6 estremità di ingresso e di uscita di ciascun avvolgimento. Se cortocircuitate 3 e alimentate qui, avete realizzato un collegamento a stella. Se invece collegate l'ingresso e l'uscita di ciascuno, l'ingresso di un avvolgimento con l'uscita dell'altro, ingresso, uscita, ingresso, uscita, e alimentate qui, avete realizzato un collegamento a qui. Però alla fine 6, non di più. Qualche volta se ne portano pure solo 3 e il motore è collegato direttamente al triangolo a stella internamente. Penso che adesso è finito. Adesso sta facendo i collegamenti all'interno delle matasse, vedete? Dei poli, veramente, le matasse sono già collegate, sta collegando fra di loro i poli in serie. Per cui alla fine della giostra avremo soltanto quei 6 morsetti. Ecco, adesso lo lascia così e lo sposta alla lavorazione successiva. Qua si vede bene il pacco di Laverini, scusate un attimo. Ecco qua, vedete com'è realizzato? No, non è un blocco lungo, ma sono tanti laminati sovrapposti uno sull'altro che formano poi il nucleo statorico. Vabbè, qui penso che sia proprio finito. C'è un altro filmato che... un po' più. C'è pure una musica sotto un po' strana, però. Che però fa vedere poi l'avvolgimento come è uscito? Sì. Ecco, però è interessante per capire, vedete, alla fine della storia l'avvolgimento appare così. Calato all'interno, pulito. Qui non è stata ancora impregnata. Le connessioni frontali qua non sono state neanche ancora piegate. Questo non è in continuità, è un'altra ditta qui,
Qua per esempio uno si può ricavare a quante coppie polari ha questa macchina se si mette a contare per bene. Sicuramente si vede vedete il passo dell'avvolgimento, questo entra qui esce qui, entra qui probabilmente. È sicuramente meno di metà macchina, perché se fosse metà macchina sarebbe una coppia polare. Mi trovate? No, perché una... qua è più corto, quindi sono più coppie polari. Qua sarà perlomeno 4 coppie polari. Ecco qua, vedete la parte di sopra è la morsettiera, quella scatola che vi ho detto io, sta qui, eh. E qua arriva, se uno li conta dovrebbero essere 6 fili. Se ne vedo 1, 2, 3, 4, sono 6, questi 1 sono 6. A meno che non abbiano portato direttamente tre estremità e il centro stella, in genere non si fa così. Qua già diciamo, il motore è montato, il pacco statorico è stato montato all'interno di questa che è la carcassa. Okay. Questa è una forma costruttiva proprio dei finanziamenti che prevede BIOC, si chiama qui, forme costruttive sono ovviamente codificate dalle norme, prevede il fissaggio con dei piedini a terra, però ci sono anche fissaggi in natura diversa, a flangia, in aria, diciamo con tre punti e così via. Queste che vedete qui sono delle alette di raffreddamento, servono per aumentare la superficie di scambio termico e consentire al motore di ventilarsi, di raffreddarsi adeguatamente. Questo è un motore a ventilazione naturale, non c'è fluido di refrigerazione, però è possibile anche avere una ventilazione forzata. Guardate, si apre un campo enorme. Volevo farvi vedere la parte finale. Vabbè, qua ripete un'altra volta la stessa storia, qua un po' più ancora. Qua è già impregnato. Vedete come diventa sempre più tutto compatto. Qui addirittura hanno una strada, hanno messo queste nastrature intorno alle connessioni frontali per serrarle. Vabbè, un po' di teoria, questo era l'avvolgimento. Ok. Bene, torniamo al punto in cui ci eravamo fermati ieri. Ricordo che ieri avevamo considerato il caso di una macchina con una matassa soltanto sullo statore, vi ricordate? Quindi avevamo rappresentato la funzione, la macchina l'avevamo rappresentata qui. Ecco, qui diciamo, abbiamo una cava, molto semplicemente rappresentata con una cava rettangolare. E la funzione θ di S, qui dentro ci sono i nostri conduttori, tutti quei conduttori θ di S, no, la matassa, ormai adesso riusciamo a capire un po' meglio. La funzione θ di S, supponendo che la distribuzione della corrente all'interno della cava sia lineare, la funzione θ di S di ampere per radiante hanno un andamento di questo tipo. Se assumiamo qui le correnti entranti positive, questa è la scissa angolare alfa, e qui da quest'altra parte invece. Questa è la mia funzione θ di alfa. Supponiamo che la macchina sia una coppia polare, quindi non ci complichiamo la vita con coppie polari adesso, quindi qua sono π radianti, e abbiamo chiamato alfa 0 l'angolo tra il riferimento e l'asse della prima cava. Questo valore qui, se z con s è il numero di conduttori in cava, quindi sarà z con s o z, dovremmo usare il pegge s perché siamo sullo statore, per la corrente che circola diviso delta, dove delta è l'ampiezza angolare coperta dalla mia cava. D'accordo? Quindi z con s con s diviso delta sono gli ampere del radiante che caratterizzano quel tratto. E abbiamo visto che a questa distribuzione corrisponde una distribuzione di forza magnetomotrice, che vi ricordo è l'integrale della teta, che è banalmente l'integrale, possiamo ricordare graficamente in maniera semplice,
quindi questo è F con S di alfa, ci ricordiamo che la nostra F con S di alfa l'abbiamo battezzata come l'integrale tra 0 ed alfa di teta con S di alfa in di alfa, quindi in questo caso sarà 0 fino a questo punto. Poi qui, visto che la funzione teta di alfa, teta con S di alfa è costante, cresce fino al valore z con s, questo valore vale z con s per i con s, poi si mantiene costante fin qui e qui diminuisce l'integrale fino a portarsi a 0 e poi ovviamente si ripete ciclicamente. Abbiamo visto che posso passare dalla fs di alfa alla delta fs di alfa, la caduta di forza magnetomotrice al traferro, che ricordo è delta, l'ampiezza del traferro per h di alfa, e quindi di conseguenza è delta per b con s di alfa diviso di 0, quindi mi consente di ricavare la distribuzione di funzioni, la mia vera, il mio vero obiettivo. Banalmente, o conoscendo il valore, se guardate la relazione che abbiamo visto ieri, della caduta di forza magnetomotrice in corrispondenza della scissa 0, oppure più semplicemente imponendo la solenoidalità del vettore B e quindi del vettore H, e quindi imponendo che sia nulla l'area sottesa dal diagramma di delta F, quindi ottengo la delta F banalmente tracciando la retta di compenso del diagramma della F con S. La mia delta F con S serie di teorie la funzione teta con s di alfa, e adesso mi dovete dare una mano, abbiamo ricavato teta con s di alfa in questa ipotesi è con una sola matassa, guardate, 4 z con s i con s diviso y delta sommatorio in k per k che va da 1 a infinito, dunque di seno di 2k meno 1 per delta mezzi diviso 2k meno 1, e poi c'è il termine in coseno, coseno di 2k meno 1 moltiplica alfa meno alfa 0. Controllate con l'espressione di ieri che se la vedete ieri. Ah, già, è così? Sì. Quindi un attimo. Quindi la teta con S è una somma di infiniti termini che scendono, sono soltanto armoniche dispari, l'ampiezza scende con l'ordine dell'armonica, quindi la terza armonica, quella che ottengo per K uguale a 2, no? Perché per K uguale a 2 qui viene 3, ha un'ampiezza che è un terzo, la quinta armonica ha un'ampiezza che è un quinto, e così via. Però posso fare un'ulteriore semplificazione, prendendo a prestito un pochino di analisi matematica, insomma, teta con S di alfa la riscrivo così, 2 ZS I con S diviso pi greco sommatoria in K per K che va da 1 all'infinito di seno di 2K meno 1 che moltiplica delta mezzi diviso, vi ricordo che qua delta me lo devo ancora giocare, quindi delta mezzi e poi c'è 2K meno 1. Quindi ho preso in prestito un 2 dal 4 e l'ho spostato qui, a questo denominatore, e il delta l'ho portato qui al denominatore. D'accordo. Come dice il mago, non c'è trucco e non c'è inganno. Ma è vero che stai facendo un po' di alfa, meno alfa, zero. A questo
fatto vedere, che di fatto diciamo, l'apertura di Calvin, cioè la zona in delta, è molto piccolo rispetto alla circonferenza dello statuto. Quindi posso immaginare di considerare questa stessa espressione facendo tendere delta a 0, assumendo delta a 0. E se vado a fare il limite per delta che tende a 0 del seno di 2k meno 1 per delta mezzo, mettiamoci la parentesi quadra così è preciso, diviso 2k meno 1 per delta mezzi, e questa qualunque sia k, ovviamente per k intero, questo limite è un limite fondamentale. Lo ricordate, no? Guardate che tra macchine elettriche e analisi noi non buttiamo niente di tutto quello che avete fatto. Io lo ripeto sempre, diciamo, anche il corso di azione. Quindi questo limite vale 1. Quindi se considero delta molto piccolo, tendente a 0, la mia teta con S di alfa viene semplicemente 2 teta con S I con S diviso P greco sommatoria in K per K che va da 1 a infinito del coseno di 2K meno 1 per alfa meno alfa 0. Che significa assumere delta tendente a 0? Beh, di fatto, diciamo, questo perché io qui comunque ho z con s, i con s, una forza magnetomotrice z con s, i con s. Significa che questa forza magnetomotrice, cioè questo rettangolo, diventa sempre di base più piccola, ma l'altezza aumenta in maniera tale che l'area sia sempre z con s per i con s. Quindi, quindi aumenta sostanzialmente gli ampere su radiante, gli ampere su metro, la densità lineare di corrente aumenta. È un'operazione, io non so se, avete fatto, se l'avete fatta in analisi, se avete studiato la funzione di Dirac in analisi. La funzione di Dirac è una funzione di questo tipo, che è pari a 1, è una funzione qui, diciamo, che è diversa da 0, è uguale a 0 quasi ovunque, tranne che per in questo intervallo in cui vale h, e qui l'altezza vale 1 su h, cioè una funzione la cui area è unitaria, questa è una funzione gradiva, una funzione finestra. Se faccio adesso il limite per h che tende a 0 di questa funzione f di t, di fatto è come se facessi sempre di più stringere h e alzare l'altezza, in maniera tale che l'area rimanga sempre unitaria. Questo limite definisce una funzione che si indica normalmente con delta di t, purtroppo si indica con delta e si confonde con il traferro, ma universalmente diciamo, è individuata da questo termine, che prende il nome di funzione impulso o impulso di Dirac. Si capisce, no, la terminologia? Impulso perché di fatto è come se concentrassi tutti i valori in un unico punto. Questa funzione aiuta moltissimo in molti problemi matematici, perché vabbè, consente di trattare le derivate anche in corrispondenza delle discontinuità di prima specie, ma non è questo l'obiettivo del nostro corso. E di fatto io qui sto sostituendo, normalmente l'impulso di Dirac viene rappresentato con una freccia centrata nella posizione in cui sta l'impulso di Dirac, e di ampiezza pari, quindi questo è un impulso di Dirac di ampiezza unitaria, l'ampiezza è data proprio dall'area sottesa. Quindi di fatto io sto rendendo la mia distribuzione teta di S come rappresentata da una successione di impulsi periodica di ampiezza pari a Z con S I con S, qui c'è alfa 0 e questo vale pi greco.
l'altro, una delle proprietà simpatiche dell'incurso di Dirac è che la sua trasformata di Laplace è 1. No, quella che l'avete visto. Vabbè, fisicamente ho fatto questa operazione che tutto sommato batte con la fisica, con la realtà fisica della macchina, in cui diciamo, effettivamente lo spazio in cui è distribuita la corrente di cavo si può ritenere trascurabile rispetto alla circonferenza dello stampino. Bene, allora fatto questo, per dargli un aspetto un pochino più gestibile, posso provare a scegliere opportunamente alfa 0, perché alfa 0 è evidentemente è un grado di libertà. In particolare posso prendere alfa 0 in maniera tale che il riferimento coincida con l'asse magnetico della mia matassa. Qual è l'asse della mia matassa? È questo, lo vedete? Ah? Quindi se prendo il riferimento in maniera tale da farlo coincidere con l'asse della matassa di cui sto considerando lo sviluppo in serie, alfa 0 a quanto viene uguale? Forza. Alfa 0 adesso è questo, no? Alfa 0 è sempre la distanza tra la mezzeria della prima cava e il riferimento. Quindi quanto vale questa distanza? Se questo è pi greco, questo vale pi greco mezzo, vale meno pi greco mezzo. Quindi in questo caso alfa 0 è uguale a meno pi greco mezzo. E vediamo come diventa la mia distribuzione. Quindi qua verrà fuori 2 z con s i con s diviso pi greco sommatoria in k, per k che va da 1 a infinito, del coseno di 2k meno 1 per alfa, lo dividiamo questo, meno pi greco mezzo, quindi più 2k meno 1 per pi greco mezzo. Qua è il coseno di un angolo al variabile di k più diciamo un termine multiplo di pi greco mezzi, quindi il coseno facciamo in questo modo, è una tabellina, qua ci mettiamo k, qua ci mettiamo 2k meno 1 per pi greco mezzi e qua ci mettiamo il coseno di 2k meno 1 per alfa più 2k meno 1 per pi greco mezzo. Ok? Allora, per k uguale 1, qui viene questo termine qui quanto viene? 2k meno 1 fa 1, scusate, per k uguale sì, 2 per 1, 2 meno 1, ok. Quindi questo termine qua è pi greco mezzi. Ci siete? Il coseno di un angolo più pi greco mezzi, sì, le vostre luminescenze scuola elementare. Coseno di un angolo più pi greco mezzi, quindi ci sommo pi greco mezzi. Quindi questo è l'angolo beta, questo è beta più pi greco mezzi. Il seno si scambia col coseno, ma cambia anche il segno. Quindi qua verrà meno seno di alfa. Perché 2k meno 1 fa 1. Ok? Per k uguale a 2, allora 2k meno 1 fa 3, quindi qui viene 3 mezzi pi greco. E sempre sfruttando le nostre reminiscenze, quindi ho beta, l'angolo beta, ci devo sommare 3 mezzi pi greco, quindi me lo ritrovo qua, ok? Quindi sempre il seno si scambia col coseno, però adesso il coseno è positivo, quindi qua verrà seno di 3 alfa. Per k uguale a 3, allora 2k
meno 1 fa 5. Quindi qua viene 5 mezzi pi greco. Ma sapete che nell'argomento di una funzione sino coseno 5 mezzi posso togliere 2 pi greco, aggiungere 2 pi greco, non cambia. Quindi questo 5 mezzi pi greco equivale a pi greco mezzi. Perché 4 mezzi sono 2 pi greco. E quindi di nuovo mi ritrovo nella prima situazione, quindi qua verrà meno seno di 5 alfa. Ancora un altro, k uguale a 4, per k uguale a 4 qui viene 2 per 4, 8, viene 7 mezzi pi greco, che equivale a 3 mezzi pi greco, depurando gli ultimi di 2 pi greco, e quindi di nuovo troverò seno di 7 alfa. Quindi alla fine posso scrivere che la mia funzione zeta con s di alfa è uguale a 2 zeta con s i con s diviso pi greco sommatoria in k, per k che va da 1 a infinito, qui viene seno di 2k meno 1 ma qua era coseno, seno di 2k meno 1 che moltiplica alfa distribuzione spaziale, questa non è la distribuzione del tempo, è la distribuzione dello spazio, angolare, spaziale, come la volete definire, della funzione densità di corrente, lineare di corrente, densità angolare di corrente, nel caso di una sola matassa. E vedete, questo è rappresentato, a differenza del caso che ho fatto vedere prima dell'onda quadra, questo è lo sviluppo in serie di Fourier di una successione di impulsi. No, perché alla fine l'abbiamo ridotto a una successione di impulsi, la nostra funzione teta di alfa. Le armoniche non decrescono di ampiezza, hanno sempre la stessa ampiezza. E vedete? Cioè, se andassi a fare, se fossi capace di fare un buon disegno, vediamo se ci riusciamo. Adesso mi sono messo sostanzialmente a metà, quindi dopo pi greco mezzi c'è il mio primo impulso, a meno pi greco mezzi c'è l'altro impulso, un po' più qua, questo vale z con s i con s, poi chiaramente questo è periodico, quindi dopo pi greco, perché la macchina si richiude, io l'ho sviluppato, ho tagliato e ho aperto la macchina, qua c'è un altro pi greco a mezzi e così via. Questa è la mia teta. Bene, cosa mi dice questa relazione? Prendiamo la prima armonica. L'ampiezza è due volte su pi greco z con s con s, quindi è un po' più piccolo di z con s con s. Ha un passo allo stesso periodo, quindi di conseguenza deve fare, se avessi fatto per bene questo, ecco qua.
90 di questo qui. Prima mezza pi greco, questo sì, no? Chiaramente qua c'è un'altra. Allora, scusate, ho sbagliato, l'ho fatto della stessa ampiezza, ho detto che poi non mi sono comportato di conseguenza. L'ampiezza è un pochino più bassa. Ok, quanto vale questa ampiezza? Vale 2 su pi greco senza con s in s. Poi c'è una terza armonica. Sì, nessuno mi ha corretto, la prima armonica è negativa, col meno, dobbiamo farla negativa. Questa è la prima armonica. Poi c'ho la terza armonica che invece è positiva. Qua dentro lo devo dividere per 3 questo qui e quindi avrà che ha sempre la stessa. Poi avrò la quinta armonica, negativa, quindi ce ne stanno 5 di queste semionde all'interno di una semionda della fondamentale, e così via. D'accordo? Vedete, le armoniche, questo è proprio tipico dello sviluppo in serie di Fourier di funzioni impulsive, non decrescono di ampiezza. Vabbè, ma tutto sommato a me non interessa la teta con S di alfa. La teta con S di alfa è semplicemente un punto di partenza per determinare f con s di alfa, e da f con s di alfa poi la delta f con s, la caduta di forza di matrice, e quindi il campo, ovvero l'induzione al traferro. Il passaggio ormai spero che sia chiaro. Beh, ma adesso ci sono, perché la f con s di alfa sarà uguale all'integrale tra 0 ed alfa della teta con s di alfa in de alfa, e quindi dobbiamo fare l'integrale di quella roba lì, quindi sarà uguale a 2 z con s i con s diviso i greco. L'integrale di una sommatoria è la sommatoria degli integrali, quindi la sommatoria in k, per k che va da 1 all'infinito, meno 1 elevato a k lo possiamo tirare fuori, per l'integrale tra 0 ed alfa di seno di 2k meno 1 alfa. E quindi è uguale, alla fine il disegno questo qui non è venuto male, mi aspettavo peggio. Allora è uguale 2, seguite sempre perché l'errore è in armato, su pi greco, sommatoria in k per k che va da 1 all'infinito di meno 1 elevato a k. Una primitiva di coseno è una primitiva di seno è meno coseno diviso 2k meno 1, quindi viene 2k meno 1 al denominatore meno coseno di 2k meno 1 per alfa dobbiamo sta fuori a tutto. Calcolato tutto questo tra 0 ed alfa. Ovviamente quando delta tende a 0 quest'onda trapezia tende a essere un'onda quadra, e quindi dobbiamo trovare il risultato che ho fatto vedere all'inizio, delle armoniche che scendono con l'ordine dell'armonica, con un'ampiezza pari proprio all'ordine dell'armonica. Allora, qui viene uguale a 2z con s
I con S diviso pi greco, sommatore in K, facciamo ancora qualche passaggetto, qua viene meno 1 elevato a K, facciamo così, quindi sarà diviso 2K meno 1 moltiplicato il coseno di 2k meno 1 per alfa meno il coseno di 0 che qualunque sia k vale 1. Allora vedete questo meno che effetto ha? Dove prima avevo il segno meno mi fa comparire il segno più, quindi adesso per k quando l'ordine dell'armonica è 1 deve venire positivo, negativo quando l'ordine dell'armonica è 3, positivo quando è 5. Allora posso giocare con gli indici e scriverle in questo modo, vediamo se vi convince. 2z con s i con s diviso pi greco, perché portarsi dietro questo meno 1 elevato a k è antipatico, faccio la sommatoria in k. Questa volta da 0 è infinito, qui ci metto meno 1 elevato a k e sotto ci metto 1 più 2k, o 2k più 1, se vogliamo, facciamo 2k più 1, per simmetria la vedete sempre qua. E qui verrà coseno di 2k più 1 per alfa meno 1. Vediamo se ci convince. Per k uguale, adesso l'1, la prima armonica, la ottengo per k uguale a 0. E per k uguale a 0 questo termine viene positivo. E così deve essere, perché per quello che ottengo qui per k uguale a 0, qui lo ottengo per k uguale a 1, ed era positivo. Okay? Per k, la terza armonica, la ottengo per k uguale a 1, e deve venire negativo, che deve venire il contrario di questo. È meno 1 elevato a 1, fa meno 1, quindi la terza armonica scende di ampiezza di un fattore 3 ed è negativa e quindi di fatto si ritrova. Vedete, sono partito da una sviluppo in serie di Fourier in cui le ampiezze erano tutte quante uguali, quelle della distribuzione impulsiva di densità lineare di corrente, e mi ritrovo sul versante della forza mediomotrice uno sviluppo in serie di Fourier in cui le armoniche invece decadono con un'ampiezza che pare a 1 su n volte 12 andamenti proprio di entrambi. Adesso questa è la mia f con s, ora devo passare alla delta f con s, ma il passaggio è veramente banale. Cosa basta fare? Delta f con s di alfa. Delta f con s è caratterizzata dal fatto che l'integrale esteso a tutta la periferia di delta f con s di alfa deve essere uguale a 0. Infatti abbiamo tracciato la retta di compensa rispetto a questo, abbiamo di f con s rispetto a questo ci siamo richiamati la funzione delta f con s di alfa. Ma allora basta prendere l'espressione di f con s e toglierci tutto quello che non ha valore meglio 1. Quindi basta togliere questo pezzo qua, di fatto è come se stessimo calcolando il valore h con s di 0, vi ricordate? Per delta. Se io prendo il termine 2 z con s i con s diviso pi greco per la sommatoria in k, per k che va da 0 a infinito di meno 1 elevato a k diviso 2k più 1 per il coseno di 2k più 1 per alfa, questa ha valore meglio nullo su un periodo, sì, le funzioni sia nel coseno sul loro, su un periodo, sul multiplo, sotto multiplo del periodo sono valore meglio nullo. Il termine che ho tolto è un termine costante armonica per armonica, meno 1 fratto questa roba qua, vi trovate? Quindi questo non avrebbe mai valore meglio nullo, è proprio il termine di quanto mi devo spostare per non con la retta
per determinare la retta di compenso del diagramma di F con S. Quindi questo termine rappresenta, quindi la parte di F con S a valore medio nullo rappresenta la distribuzione delta F con S, caduta di forza medio nullo. E quindi a questo punto la B di alfa, la B con S di alfa, quindi la distribuzione di induzione lungo la periferia di trafetto, statore o tiratore, abbiamo detto che è la stessa, no? Per l'ipotesi semplificativa che abbiamo fatto di vedere i punti di flusso e le linee di forza al traferro che sono radiali tra di loro parallele, la B con S di alfa sarà pari a B0 diviso delta per delta Fs di alfa e quindi uguale a 2 B0 diviso pi greco delta zeta con S I con S per la sommatoria in k, per k che va da 0 a infinito, di meno 1 elevato a k fratto 2k più 1 per il cosino di 2k più 1 per alfa. E abbiamo ottenuto il nostro risultato. Se la vogliamo un attimo esplodere, quindi è la somma di infinite armoniche, quindi qua viene 2 0 diviso pi greco delta zeta con S con S, viene fuori ovviamente per k uguale a 0 viene coseno di alfa, per k uguale a 3 viene meno un terzo coseno di 3 alfa, poi sarà più un quinto coseno di 5 alfa, meno un settimo coseno di 7 alfa e così via. Quindi vedete l'armonica, l'ampiezza di queste armoniche di spazio decresce di un fattore pari proprio all'ordine dell'armonica, quindi la terza armonica ha un'ampiezza che è un terzo dell'armonica fondamentale, questa è l'armonica fondamentale, questa è la terza armonica, questa è la quinta. Allora, per lo studio della macchina è sufficiente, a questo punto facciamo una semplificazione, ce le potremmo portare tutte e due, però insomma esulerebbe dagli obiettivi di questo corso, guarderebbe più un corso, diciamo, magari addirittura pure di post laurea magistrale. Però l'impostazione adesso l'abbiamo data, normalmente nello studio della macchina ci si ferma soltanto all'armonica fondamentale. Perché? Dunque, la terza armonica, credetemi, la dimostrazione è piuttosto lunga, va via per effetto del collegamento. Cioè se la macchina è trifase, la composizione delle terze armoniche, ricordate quando abbiamo fatto la composizione delle terze armoniche di tempo della corrente deformata del trasformatore, che veniva la componente popolare? Beh, qua si può dimostrare che la componente di terza armonica della distribuzione di induzione al traferro, per effetto della presenza delle altre tre, le altre due fasi, di fatto è nulla. Se avessi una macchina a sei fasi si annullerebbe la sesta armonica, cioè di fatto si annulla l'armonica di ordine, per effetto del collegamento, di ordine M con S. La quinta armonica ha un'ampiezza che è il 20% dell'armonica fondamentale, quindi ci possiamo già ritenere fuori, diciamo, all'interno dell'approssimazione che vogliamo ottenere. E quindi per i nostri studi la distribuzione di induzione generata da una matassa, la B con S di alfa, sarà uguale a 2 mi 0 diviso pi greco delta z con S con S. Ovviamente vedete dipende da quanti conduttori, da che corrente circola in ogni conduttore di induzione, no? Per il coseno di alfa, molto semplicemente.
ma non ci potevi arrivare subito? Beh, subito non ci potevi arrivare, se facciamo un po' la trovate. Questa però è una matassa, nella macchina abbiamo più matassa, adesso abbiamo il problema di andare avanti con la matassa. Prima di fare questo, noi abbiamo lavorato immaginando di avere una coppia polare. Se ho più di una coppia polare, che succede? Ebbene, succede semplicemente che la periodicità di questa funzione, quindi della funzione F con S, quindi della funzione delta F con S, e quindi della funzione B con S, anziché coincidere con 360 gradi alfa e l'angolo meccanico, con i 360 gradi meccanici, sarà diciamo su 180 gradi meccanici, cioè in 360 ci sono due eteropolarità, quindi una semionda positiva, una semionda negativa, una semionda positiva, una semionda negativa, se lavoriamo sull'armonica fondamentale. Quindi di fatto in generale, se voglio tener conto anche del numero di coppie polari, basterà scrivere 2 di 0 diviso pi greco delta teta con s i con s coseno di pi alfa, perché questa funzione, la equazione coseno di pi alfa rispetto alla funzione alfa ha un periodo che è 2 pi greco diviso pi, cioè quello che succede in 360 gradi elettrici qui succede in pi volte 360 gradi diviso pi, se fate il periodo, no? E la funzione normalmente è coseno di omega per alfa, in termini di questa qui è omega, dove omega è 2 pi greco fratto t per alfa, e quindi vedete il periodo è proprio 1 su pi, 2 pi greco su pi. Bene, tutto questo quindi vale nel caso di una sola matassa. Vediamo cosa succede. Però ci sono domande, posso andare avanti? Siete riusciti a seguire? Ok. Rimaniamo sempre su una sola fase, perché io adesso devo considerare il fatto che ho più matasse e poi devo mettere insieme più fasi, quindi andiamo per step. Immaginiamo di avere più matasse, che è il caso che corrisponde quando ho più cave per poi più fase. Dove l'ho scritta? Passo, ok. Con S chiave per polo e per fase, e quindi in ogni cava qui avrò i conduttori, un certo numero di conduttori uguale in ogni cava, e poi dopo 180 gradi elettrici, che significa 180 gradi diviso P meccanici, ho altre e poi altre Q con S, qui ci saranno i ritorni. Vi ricordate, non abbiamo detto entrata qui, uscita qui, entrata, ritorno qui, riesco qui, e così via. Chiaramente qui rappresentiamo un filo, in realtà qui c'è l'uscita di svolgimento che adesso avete visto anche nel filmato, e qui c'è l'ingresso. Allora io so che ogni matassa, questa è una matassa, la prima matassa, l'avete vista? No, pure quella che abbiamo rappresentato nel filmato. Poi c'ho la seconda matassa, poi la terza matassa, la quarta matassa. Ogni matassa dà luogo a una distribuzione di induzione che è questa. Vedete? Quindi per ottenere la distribuzione risultante dovuta a questa
fase, è sufficiente andare a sommare i contributi delle singole matasse. Quindi la mia B di alfa sarà uguale alla sommatoria di mi per mi che va da 1. Quante sono le matasse? Sono proprio il Q con S. Per mi che va da 1 a Q con S della distribuzione B con S e mi relativa ad ogni matassa. E quindi sarà uguale alla sommatoria in mi per mi che va da 1 a Q con S di 2 diviso pi greco delta z con s i con s per il coseno di pi per alfa. Allora, così ho beccato la prima matassa, se metto soltanto pi alfa, ma devo mettere qualcosa che dipende da mi, trovate? La matassa successiva di quanto è sfasata? È sfasata proprio di un passo di cava. Quest'angolo qui vale 2π greco diviso q con s, vale 2π greco diviso q con s, e quindi qua scriverò meno 2π greco diviso q con s moltiplicato mi meno 1, vediamo se mi convince. Allora, per mi uguale a 1 questo termine non c'è e viene la distribuzione di induzione dovuta alla prima matassa. Per mi uguale a 2 ottengo la stessa distribuzione che abbiamo trovato, soltanto sfasata di un angolo pari proprio a 2π greco su q con s, ovviamente moltiplicato π. Vedete, se π è uguale a 1 lo sfasamento meccanico e lo sfasamento elettrico coincidono. Se π è diverso, lo sfasamento elettrico è π volte lo sfasamento meccanico, per quello che abbiamo detto. E così via, quindi vi trovate? Vi convince? Dobbiamo fare questa sommatoria. Allora, lavoriamoci un po', quindi sarà uguale a posso tirare fuori tutto quello che non dipende 2 di 0 diviso y delta z con s i con s. Poi viene la sommatoria in mi, lo riscrivo, quindi per mi da 1 a q con s. Ora il coseno di beta, questo si semplifica molto se lavoro con i numeri complessi, il coseno di beta lo posso esprimere sempre come parte reale di elevata a g beta, è vero? Ricordate elevata a g beta per le somme di Euler a cosa uguale? Cos'è beta più j se beta? Eh? Sembra elementare. I programmi stanno cambiando, quindi i ragazzi di oggi sono più. Bene, allora è uguale a parte reale, o anche uguale a parte reale di elevata a meno j di beta, che tanto il coseno di meno beta è sempre lo stesso. Quindi qua posso scrivere sommatoria di e elevato a meno j che moltiplica di alfa meno 2 più greco su q con s per di meno 1, quasi di qua, quasi di qui, basta così. Seguitemi e controllate che io non faccia orrubi, eh? Allora 2 mi 0 diviso pi greco delta z con s i con s, ovviamente è elevato a meno j pi alfa meno 2 pi greco diviso pi con s per mi meno 1. Posso scriverlo come e elevato a meno j pi alfa per e elevato a più j 2 pi greco pi q con s che moltiplica meno 1, è vero?
e questo termine non dipende dalla sommatoria, dal pregi sommatoria. Allora alla fine questo lo porto fuori, sommatoria elevato a meno g più alfa, per la sommatoria in mi, per mi che va da 1 a q con s, di è elevato a j 2 pi greco p fratto q con s per mi meno 1. Allora, questa è la somma di una serie geometrica, la cui ragione, ricordate la serie geometrica? La serie geometrica è la serie 1 più h più h al quadrato più h più n più h alla n più n. Ok? E voi sapete che la somma parziale ennesima della serie geometrica, la ricordate, è uguale a 1 meno h elevato alla n più 1 diviso 1 meno h. Non ve lo ricordate? Bene. La ragione di quella serie qual è? È proprio e elevato a j 2 pi greco fratto q con s, è proprio questa, il pi greco pi fratto. Vedete, perché voi avete per n uguale a 1 ottenete elevato a 0, quindi fa 1. Per n uguale a 2 ottenete elevato a j 2 pi greco pi fratto q con s. Per n uguale a 2, per n uguale a 3 ottenete elevato a j 4. Per n uguale a 4 e così via. Mi trovate? Quindi la ragione è proprio quella. Quindi questa serie la possiamo sommare facilmente. Quindi lo scrivo qui. Quindi la sommatoria in n, per n che va da 1 a q con s, di e elevato a j 2 pi greco p fratto qs per n meno 1 è uguale, quindi la somma, questa è la somma parziale qsesima, è la somma dei primi qs termini della serie, a 1 meno viene elevato a j 2 pi greco p fratto q con s per, cosa devo fare? Devo fare la ragione della serie che è n meno 1, sostituirci q con s e sommarci 1, quindi viene per q con s, e sotto invece soltanto la ragione elevata a j 2 pi greco p fatto q grande con s. Abbiamo fatto semplicemente la somma di quindi q s termini. Bene, a questo punto metto in evidenza il numeratore elevato a j pi greco p q piccolo con s diviso q grande con s, e al denominatore metto in evidenza elevato a j pi greco p fratto q grande con s. Vediamo cosa resta nella nostra frazione. Allora, al posto di 1 qui avrò e elevato a meno j pi greco p q piccolo con s diviso q grande con s, li trovate in maniera tale che moltiplicando qua viene 1, e qui invece rimane meno e elevato a j pi greco p q piccolo con s diviso q grande con s. Se fate il prodotto ritorna esattamente il numeratore da cui siamo partiti. Discorso analogo al denominatore, quindi al denominatore avrò e elevato a meno j pi greco p fratto q grande s meno e elevato a più j pi greco p fratto q grande s. Il rapporto fra gli esponenziali è un esponenziale che ha per esponente la differenza degli esponenti, quindi questo è uguale a e elevato a j pi greco p fratto q grande con s per q piccolo con s meno 1. Per
riapplichiamo le formule di Euler al contrario, poi trasformiamo in serie cosine. Quando vado a fare questa differenza, che viene? Non me la fate sviluppare tutto, perché è banale. Viene il coseno di questo meno j volte il seno di quest'angolo qui, meno coseno di quest'angolo j volte meno j volte il seno di quest'angolo. Quindi il coseno se ne va, quindi qua verrà meno 2 volte j per il seno di pi greco pi qs diviso q grande s. E invece sotto verrà meno 2 volte il seno, g volte il seno, meno 2 volte 2g il seno di pi greco pi fratto q grande s. Siamo quasi arrivati. 2j e meno 2j vanno via e quindi alla fine la mia sommatoria diventa semplicemente elevato a g pi greco pi fatto q grande con s più piccolo con s meno 1 per il seno di pi greco pi q con s fatto q grande con s diviso il seno di pi greco pi fatto q grande con s. Tutto questo lo posso porre uguale a q con s per xi punto con s e quindi il mio xi punto numero complesso xi punto con s è banalmente 1 diviso q con s per elevato a j pi greco pi fratto q grande s q piccolo s meno 1 per il seno di pi greco pi fratto pi greco pi q piccolo s fratto q grande s pi greco pi s. È semplicemente una posizione. Bene, questo numero complesso secondo con s mi consente a questo punto di scrivere in maniera molto compatta la mia distribuzione di induzione. La mia distribuzione di induzione verrà fuori 2 di 0. Guardate, qua è saltato la parte reale, però ci siamo dimenticati. Qua è la parte reale, è tutto questo. Abbiamo scritto all'inizio, sopra. Ok, viene quindi 2b0 diviso pi greco di tuta z con s i con s, anzi qua la parte reale si mette davanti qui perché abbiamo tirato fuori elevato a g più alfa. Allora z con s parte reale viene xi punto con s per elevato a meno g più alfa. Però qua c'è un po' con s messo dentro e quindi devo moltiplicare, devo moltiplicare per q con s qui. Trovate? Perché q con s per xi con s rappresenta proprio quel termine che ho trovato, la sommatoria che ho trovato, quindi viene fuori in questa forma. Questo numero complesso prende il nome di un fattore di avvolgimento o winding factor a seconda della pronuncia complesso. Che cosa rappresenta? Allora io sto sommando le distribuzioni di induzioni dovute a q con s matasse. Seguite? Se le matasse fossero tutte con lo stesso asse, quindi sovrapposte l'uno sull'altro, la distribuzione di induzione che mi aspetto è q con s volte la distribuzione di induzione di una sola matasse. È vero? Le matasse però che sto andando a comporre sono fra di loro sfasate di un passo di Carroll, quindi sono delle sinusoidi, delle cosinusoidi sfasate di un passo di Carroll.
Quindi la risultante non è QS volte quella di l'ampiezza di un'ampiezza risultante, non sarà QS volte quella di una matassa, ma sarà un po' inferiore. Di quanto inferiore? Inferiore di un termine pari, vedete, io qua ho Q con S volte la distribuzione di una matassa. Qualora xi punto con S fosse 1, in realtà xi punto con S si può dimostrare è minore di 1, dipende da come è fatto l'avvolgimento, è leggermente minore di 1. Li potete mettere con una calcolatrice, ipotizzare Q con S per esempio uguale a 48, e vedete per diversi valori di P e di Q, una macchina trifase quanto viene? Questo viene 0,93, 0,94, 0,95, 0,980, ok? Dipende, ripeto, dal numero di cave totali e da quanti poli e quante cave con fase. Realizzo. Quindi xi punto, il modulo di xi punto, che è quello che nei libri trovate come fattore di avvolgimento, è minore di 1, di poco minore di 1, e tiene conto del fatto che la risultante, la distribuzione risultante in funzione al trapezio dovuta alle diverse matasse che costruiscono una fase, non è la somma delle algebriche sostanzialmente delle distribuzioni risultanti, non è QS volte la distribuzione risultante di una matassa, ma sarà un po' inferiore, sarà ridotto in un fattore pari proprio a Q con S. Ok? Nei libri, in realtà è come se stesse componendo dei vettori, se noi andassimo a fare una rappresentazione vettoriale del coseno, se voi i vettori li avete tutti quanti in serie, tre vettori per esempio, e allora la risultante è tre volte l'ampiezza di un vettore. Se i vostri tre vettori sono sfasati, di un angolo in questo caso che è il passo di gamma, la risultante ha un'ampiezza che è minore quella corrispondente a 3 volte un vettore, ok? E quindi ne teniamo conto con il fattore di avvolgimento. Che ripeto, una volta che la macchina è individuata nella sua struttura in termini di cave e di poli, è un numero, ok? Noi qui facciamo qualcosa in più, fattore di avvolgimento complesso, cioè questo xi con S c'ha anche una fase che è proprio questa qui, la vedete? Questa è proprio la rappresentazione polare di un numero complesso, perché 1 su Q con S è un numero reale, questo è un numero reale, quindi diciamo, sapete che un numero complesso lo posso rappresentare come qualunque numero complesso, Z lo posso rappresentare come il suo modulo per elevato alla sua fase, all'argomento. Quindi l'argomento è proprio pi greco diviso Q con S per Q con S. Che cos'è questo? Ancora, io sto costruendo la distribuzione risultante di induzione al trafero, la vedete? È questa? Partendo dalla distribuzione, state attenti, dalla distribuzione di induzione corrispondente a una matassa, alla prima matassa. E il riferimento, io per alfa, dove l'ho preso? L'ho preso coincidente con l'asse della prima matassa. Quindi questo termine, questo argomento, mi dice di quanto è spostata la fase della distribuzione risultante di induzione al trafero per effetto della composizione dei contributi dopo un piale di diverse matasse rispetto all'asse della prima matassa. Lo posso ripetere, non lo ripeto, lo stesso, però avete capito il concetto. Allora, io ho la distribuzione di induzione di una matassa, quella da cui sono partito, eccola qua, la vedete? Questa è stata scritta avendo assunto come riferimento, il mio riferimento rimane quello, quindi non lo cambio, come riferimento l'asse della prima matassa, quindi non so dove stava, stava a un certo punto. A un certo punto ci sarà la mezzeria della prima matassa, questo è il riferimento assunto per alfa. L'asse della prima matassa, quindi questa. Se vogliamo rappresentare un po', vabbè, qua ci sono i puntini, quindi non sappiamo qua in mezzo quanto è grande. Faccio la composizione. L'ampiezza non è QS volte l'ampiezza di una matassa, è il modulo del fattore di avvolgimento che è minore di 1, ma anche la fase della distribuzione risultante non sarà più centrata sul riferimento che ho assunto, ma sarà spostata per effetto della composizione. Di quanto è spostata? Di quell'angolo che è pari proprio a pi greco pi q con s meno 1 fratto q grande con s. Vediamo che cos'è quest'angolo. Allora, per capire cos'è quest'angolo, ci provo.
no? Qui questa è la mia bigonessa di alfa totale. Allora, supponiamo di avere una macchina con quattro cave con fase. Dobbiamo rifare il disegno, perché sennò non uscite. Allora, quattro cave con fase. Qua ci metto le mie andate. Questo è il mio cubonesse, 0,4. Voi dove aspettate che la distribuzione risultante di induzione sia centrata? Allora, se la distribuzione risultante di induzione di una matassa è centrata sull'asse della prima matassa, la distribuzione risultante di induzione di più matassa sarà centrata sull'asse di tutto l'avvolgimento, cioè sulla mezzeria di tutto l'avvolgimento. E quanto vale lo sfasamento tra questi due riferimenti? Beh, se prendo il lato di andata della prima matassa, questo rispetto al centro di quanto è sfasato? È sfasato di 90 gradi prima, no? Rispetto all'asse magnetica matassa. L'asse magnetico dell'avvolgimento sarà evidentemente sfasato di 90 gradi in ritardo rispetto alla mezzeria corrispondente. Scusate, la testa attaccata. Quindi io voglio replicare sostanzialmente lo sfasamento che ho tra dall'asse della prima matassa e l'asse dell'avvolgimento. Ma se prendo l'andata della prima matassa è sfasata di 90 gradi rispetto a questa, no? 90 gradi. Se prendo la mezzeria di tutti i conduttori di andata, sarà sfasato di 90 gradi rispetto all'asse dell'avvolgimento. Quindi diciamo che lo sfasamento fra questi due assi coincide con lo sfasamento tra il primo conduttore e la mezzeria delle Q con S lati di andata dell'avvolgimento. Okay, quanto vale questo sfasamento? Ebbene, vale tutta la copertura angolare. La copertura angolare quant'è? Tra una cava e l'altra ci sono 2 più 3 fratto Q con S gradi o radianti di spostamento. Per quante ne sono qui di passi di cava? Sono Q con S piccolo meno 1. Vedete, a 4 corrispondono 1, 2, 3. Quindi diciamo la copertura angolare dei lati di andata delle mie matasse che formano la prima fase occupa Q con S meno 1 radianti o gradi. Tutto questo lo devo dividere per 2 per ottenere questo angolo qui e quindi viene più greco quindi la fase del fattore d'avvolgimento se parto dalla distribuzione di induzione scritta con riferimento all'asse magnetico della prima matassa della prima fase il fattore di avvolgimento mi viene complesso e il suo argomento rappresenta proprio lo sfasamento tra l'asse magnetico di tutto l'avvolgimento e l'asse magnetico della prima matassa. Ve l'ho ripetuto ancora in un altro modo, spero che adesso sia chiaro. Dice, vabbè, ma non fai una cosa, spostiamo sto riferimento in maniera tale che ce lo togliamo sto sfasamento. A questo punto
Il riferimento che avevo assunto mi era sembrato conveniente quando ho fatto lo sviluppo in serie di Fourier. Vi ricordate, alfa 0 ho preso alla meno pi greco meno. Ma a questo punto vediamo come riferimento l'asse dell'avvolgimento. Quindi spostiamo il riferimento proprio di quest'angolo in avanti. Quindi la mia pi con s di alfa la riscrivo che è 2 mi 0 diviso pi greco delta z con s i con s, poi viene parte reale di, spacchetto il mio xi, quindi xi punto xi con s il modulo lo porto fuori, poi ci sta q con s che non sono dimenticato, basta, ci sta, l'abbiamo scritto, perfetto. Per e elevato metto la fase di xi con s che vale e elevato a j pi greco pi più piccolo con s meno 1 diviso q con s per e elevato a meno j di alfa. A questo punto prendo sostanzialmente un alfa primo, è inutile poi che mi porto alfa primo, pari ad alfa meno j pi greco pi fratto q con s per q piccolo con s meno 1, e quindi la mia distribuzione di induzione di con s di alfa scritta con riferimento rispetto all'asse magnetico dell'avvolgimento tutto diventa semplicemente 2 di 0 diviso pi greco delta z con s q con s y con s per la parte x con s, scusate, x con s, adesso il fattore di avvolgimento diventa puramente reale con questa scelta del riferimento, per la parte reale pi elevato a meno j pi alfa. Alias, questo qui è cosin pi alfa. Quindi uguale a 2 mi 0 diviso pi greco delta zeta s q con s i con s si s per cosin pi alfa. Confrontate questa con quella di una sola matassa. Vedete? Sono sostanzialmente simili a meno di un... Non è q con s volte quella, ma è q con s per xi con s è un fattore minore di 1, l'ampiezza, perché ho messo insieme più, quella è una sola matassa, qui sono più matasse. Questa però è scritta avendo assunto come riferimento per alfa l'asse magnetico dell'avvolgimento. Se fossi partito direttamente con l'asse magnetico dell'avvolgimento, però noi quando siamo partiti da una matassa, per me l'avvolgimento è soltanto una matassa, quindi è qualcosa che non saremmo riusciti a vedere. Nel momento in cui uso quel riferimento, il fattore di avvolgimento, se vi andate a rifare i calcoli, viene puramente reale e quindi pari proprio a questo termine che mi uso più con s per il rapporto fra questi due segni. Ora il termine z con s q con s rappresenta sostanzialmente il numero di spire, perché per ogni contornata c'è anche un ritorno, quindi sicuramente le spire sono proprio z con s e q con s dell'avvolgimento. Però sono le spire, non le spire totali, perché qua stiamo sotto un polo, io non posso escludere che la macchina abbia più coppie polari, quindi ci sarà questa situazione ripetuta sotto ogni coppia polare. Quindi q con s e x con s, che indichiamo con n con s, n con s rappresenta non il numero totale di spire dell'avvolgimento, ma il numero di spire della fase 1 dell'avvolgimento, della fase che sto considerando, per coppia polare. Ok? Quindi il numero di spire totali in realtà sarà pari a 2π per n, a π per n con s. Quindi alla fine della nostra trattazione questo verrà fuori 2 di 0 diviso π greco delta n con s xi con s per π con s per cosino di π. E questa è la distribuzione di induzione generata da una matassa percorsa dalla corrente, da una corrente costituita, scusate, da
sotto ogni coppia polare da cui con S matasse, quindi N con S è il numero di sfide per coppia polare, percorso da una corrente con S, nell'ipotesi di considerare soltanto l'armonica fondamentale dello sviluppo in serie di Fourier della distribuzione di forza minore. Questo abbiamo fatto. Solo la distribuzione fondamentale. Questa rappresentazione, il riferimento per alfa coincide con l'asse dell'avvolgimento. Ci sono domande? Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo metterci le altre fasi, no? Quindi sommare per avere la distribuzione risultante di induzione al trafero dovuta alle correnti statoriche. Poi dobbiamo ripetere, però faremo molto rapidamente perché ovviamente facciamo tesoro del lavoro svolto sullo statore, la stessa cosa per il rotore, mettere insieme le due distribuzioni di induzione per avere la distribuzione risultante al trafero. A quel punto siamo in grado di calcolare i flussi, le forze elettromotrici, le coppie e tutto quello che caratterizza il funzionamento della macchina. D'accordo?